Buongiorno a tutti, cari amici ascoltatori, sono Serena Valentino, sommelier professionista del vino e ben ritrovati alla rubrica di una mamma sommelier. Oggi è la terza puntata, è martedì e parliamo di un altro argomento molto importante, sempre inerente al vino, ovvero come conservare correttamente le nostre bottiglie di vino, quindi un qualcosa che riguarda chiunque abbia di fatto una bottiglia di vino in casa. Diciamo che al consumatore poco esperto questo potrebbe risultare un argomento un po' ostico. In realtà vi posso assicurare che basta davvero conoscere e seguire alcune semplici regole per poter conservare al meglio le nostre bottiglie e quindi evitare che il vino venga seriamente danneggiato da una serie di fattori che adesso vedremo nello specifico, sia dal punto di vista della salubrità che dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche. Quali sono quindi questi fattori che possono danneggiare il vino? Questi sono la luce, le temperature elevate, gli odori, le vibrazioni e l'umidità relativa inadeguata. Tutto questo perché, dovete sapere cari amici, perché il vino è vivo e quindi come tutti gli esseri viventi è fortemente condizionato dall'ambiente circostante, pertanto dalla luce, dalle temperature, dagli odori, eccetera. Inoltre il vino continua la sua evoluzione anche dopo l'imbottigliamento ed è per questo quindi che diventa indispensabile conservarlo nella maniera più appropriata proprio per tutelare tutte le sue proprietà e tutte le sue caratteristiche che poi ritroveremo all'interno del bicchiere dopo l'apertura della bottiglia. A questo punto sorge spontanea la domanda, quindi come dobbiamo fare per conservare al meglio le nostre bottiglie? Sicuramente diventa importante disporre di una cantinetta. Quindi già vi suggerisco, magari se siete appassionati come me di vino, di farvi questo regalo o magari di farvelo regalare appunto da qualcun altro, e una cantinetta che dovrà sicuramente rispondere alle vostre esigenze, quindi dopo vedremo esattamente quali considerazioni fare, ecco, prima di procedere all'acquisto di una cantinetta, perché come sappiamo in commercio ce ne sono tantissime di diverse tipologie, misure, dimensioni, eccetera, e poi deve essere una cantinetta che deve rispondere a dei precisi requisiti di igiene e di organizzazione, proprio per permettere al vino di riposarsi e di esprimere con il tempo il massimo delle sue potenzialità. Requisiti di igiene vuol dire che la cantinetta dovrà essere comunque curata in maniera abbastanza precisa, dovrà essere quotidianamente pulita e tutto quanto. Per quanto riguarda invece i criteri di organizzazione, li vediamo tra un attimo, perché prima di tutto vi voglio dire che la cantinetta deve seguire delle precise regole dal punto di vista della temperatura. Questa dovrà essere compresa tra i 12 e i 15 gradi e soprattutto dovrà essere costante, quindi non ci dovrà mai essere un andamento altalenante che sicuramente danneggerà il vino. Per quanto riguarda l'umidità, questa dovrà essere intorno al 70%, perché al di sotto c'è il rischio che i tappi di sughero si secchino perdendo di efficacia traspirante e al di sopra che si formino delle muffe, e questo è assolutamente da evitare. Dove possibile poi la cantinetta dovrebbe essere disposta a nord, e per evitare il cosiddetto gusto di luce che esiste a livello tecnico ma anche altri danni alle caratteristiche organolettiche del vino, la cantinetta deve essere illuminata con lampade a sodio schermate. Inoltre evitiamo di posizionarla in luoghi, angoli della casa dove questa cantinetta possa essere soggetta a delle vibrazioni, perché anche questo va a danneggiare seriamente il vino. Quindi le nostre bottiglie devono essere posizionate all'interno in maniera orizzontale. Questo è il primo criterio logico
importante da seguire in merito appunto alla disposizione delle bottiglie, perché in maniera orizzontale, perché il vino deve continuamente toccare il tappo tenendolo bagnato, riducendo quindi ogni possibile rischio di ossidazione e la proliferazione dei batteri presenti nel tappo stesso. Inoltre, come vi ho accennato all'inizio, deve seguire dei criteri logici di organizzazione la disposizione delle nostre bottiglie. Questo vuol dire che inizieremo a disporre le bottiglie per tipologia di vino, quindi metteremo insieme i vini bianchi, poi i vini spumanti, i vini rosati, i vini rossi, eccetera. Quindi facciamo un'attenta selezione da questo punto di vista. E un altro criterio logico è disporre le bottiglie per stato evolutivo del vino, quindi anche da questo punto di vista metteremo insieme le bottiglie di pronta beva e da un'altra parte le bottiglie che invece vogliamo conservare per qualche anno, se non addirittura per decenni. E poi iniziamo a fare una distinzione delle bottiglie anche per nazione e regione, soprattutto se le bottiglie che possediamo sono tante e provengono appunto da diverse regioni, da diverse parti del mondo, eccetera. Inoltre la disposizione delle bottiglie deve seguire anche uno schema ben preciso dal punto di vista della temperatura, quindi questa disposizione dovrà essere sempre dal basso verso l'alto, in quanto la temperatura tende a salire e quindi i piani più bassi della cantinetta saranno quelli che hanno le temperature più basse. Questo vuol dire che negli scaffali più in basso andremo a mettere proprio quei vini che hanno bisogno di temperature di servizio più basse. E più precisamente, anche qui potete prendere appunti se volete, gli spumanti li andremo proprio a posizionare nello scaffale più in basso, quindi quello più vicino al pavimento. Poi nello scaffale sopra metteremo i vini bianchi leggeri, sopra ancora i vini bianchi più strutturati e dopo i vini rosati. Dai vini rosati in poi metteremo le diverse tipologie di vino rosso, in particolare prima di tutto i vini rossi giovani, poi i vini rossi strutturati e da ultimo, quindi negli scaffali più alti, i vini rossi invecchiati, quelli che dobbiamo conservare per diversi anni. Ecco, ovviamente evitiamo di inserire all'interno della cantinetta tutto ciò che non è vino e quindi anche altre bevande, liquori, distillati, eccetera. Questo è sempre un altro aspetto fondamentale da seguire. A questo punto capiamo effettivamente come procedere all'acquisto di una cantinetta. Sicuramente bisogna prima di tutto chiedersi quanto vino voglio conservare all'interno di questa cantinetta, per capire infatti le dimensioni della cantinetta stessa e quindi quante bottiglie potrà contenere al suo interno. Sicuramente se siete dei grandi appassionati di vino vi consiglio di comunque acquistare e disporre di una cantinetta abbastanza grande, perché sicuramente le bottiglie che dovete conservare all'interno saranno molte, e anche con zone di temperatura differenziate sempre per le diverse tipologie di vino, come vi ho detto prima. Se siete dei consumatori più amatoriali potrebbe andare bene anche una cantinetta di piccole medie dimensioni. E poi bisogna chiedersi per quanto tempo bisogna conservare il vino all'interno della cantinetta stessa, cioè solo per qualche anno o per decenni, perché anche da questo punto di vista noi dobbiamo capire le temperature che dobbiamo appunto inserire all'interno della cantinetta stessa, temperature che, come vi ho detto prima, devono essere tra l'altro costanti proprio per evitare degli andamenti altalenanti. Quindi nel caso di vini che si vorranno conservare per decenni, diciamo che la temperatura dovrà essere costante intorno ai 10-12 gradi. Per periodi di conservazione più brevi le temperature dovranno essere regolate sui gradi di servizio.
servizio che adesso vi voglio indicare nello specifico, quindi anche in questo caso se volete potete prendere appunti. Allora, per i vini spumanti secchi e dolci, ma anche per i vini frizzanti, le temperature di servizio sono tra i 6 e gli 8 gradi, per i vini bianchi giovani e fruttati tra gli 8 e i 10 gradi, per i vini bianchi secchi, ma anche i vini rosati, i vini liquorosi e passiti tra i 10 e i 12 gradi, e i vini bianchi maturi e molto strutturati hanno una temperatura di servizio tra i 12 e i 14. Dai 14 gradi in su, diciamo che si apre tutta la fascia dei vini rossi, in particolare i vini rossi giovani, fruttati e poco tannici dovranno essere serviti dai 14 ai 16 gradi, i vini rossi di media struttura e di media tannicità dai 16 ai 18, i vini rossi di grande struttura, di grande tannicità e di lungo affinamento, quindi quelli che andiamo a conservare per molti anni, dai 18 ai 20 gradi. Tutto questo perché? Perché dovete sapere, cari amici, che le temperature basse andranno ad esaltare le sensazioni di durezza del vino e quindi la sapidità, la freschezza gustativa, l'acidità che riscontriamo soprattutto negli spumanti e nei vini bianchi giovani, motivo per cui vengono appunto servite a temperature più basse. Le temperature più elevate invece esaltano la morbidezza, attenuano la tannicità del vino ed esaltano soprattutto i suoi profumi e il suo bouquet che noi riscontriamo nei grandi vini rossi, ecco. Inoltre vi voglio dare un'ultima informazione: ricordatevi che d'estate, ma anche se ci troviamo in ambienti molto caldi, la temperatura del vino all'interno del bicchiere tende a salire rapidamente, pertanto è opportuno servire il vino in questo caso sempre ad una temperatura inferiore di circa un paio di gradi rispetto a quella ideale di servizio e di degustazione che vi ho appena elencato. A questo punto, cari amici, io concludo qui questa terza puntata. Spero come sempre di avervi appassionato e di avervi in qualche modo incuriosito. Prima di procedere magari all'acquisto di una cantinetta, se vorrete potrete comunque chiedermi ulteriori informazioni, magari vi posso anche dire quella che ho io esattamente in casa, che tra l'altro è bizzona e non è neanche eccessivamente grande, e questo lo potrete fare sempre scrivendomi via mail all'indirizzo mammasommelier@libero.it, oppure scrivendo alla redazione di RWS, o anche mandandomi un WhatsApp al 339 10 17 221. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do l'appuntamento a giovedì, dove come vi anticipo sempre parleremo di un altro argomento molto bello, molto interessante, ovvero come cucinare con il vino, quindi lo renderemo appunto protagonista delle nostre pietanze, dei nostri piatti, perché dovete sapere che il vino non è soltanto un ottimo accompagnamento ai cibi, ma può essere appunto anche inserito nella preparazione delle nostre ricette, dei nostri piatti. Andremo a vedere effettivamente come utilizzarlo al meglio in cucina, sfruttando sempre tutte le sue caratteristiche, tutte le sue proprietà. Grazie ancora per essere stati con me e come sempre al prossimo calice.